Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Con l'approvazione in aula la Regione Umbria si è dotata di una sua legge per contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo. L'Assemblea di Palazzo Cesaroni ha approvato con 20 voti a favore, un no, quello del consigliere Valentino, e 4 astensioni, quelle di Nevi, Rossi, Mantovani e Monni, il disegno di legge norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Un testo che è il risultato di 3 differenti proposte di legge aventi come obiettivo comune il contrasto al gioco d'azzardo. La prima fu redatta da Sandra Monacelli dell'UDC, la seconda da Oliviero Dottorini, la terza dai consiglieri Zaffini, De Sio, Lignani, Marchesani, Mantovani, Monni e Rossi. Le finalità della legge sono quelle di prevenire l'insorgere di dipendenza da gioco e contrastare il gioco d'azzardo patologico, sostenendo le persone affette da tale patologia e le loro famiglie attraverso un aiuto da parte delle strutture sanitarie, l'istituzione di un numero verde per segnalare le problematiche, il coinvolgimento e la formazione di associazioni, operatori del settore, l'informazione estesa a cominciare dalle scuole, la distanza di almeno 500 metri delle nuove sale da gioco da scuole, centri per anziani e altre strutture vulnerabili. La norma finanziaria prevede una dotazione di 120.000 euro e sgravi fiscali, meno 0,92% dell'aliquota IRPEF per i gestori che rinunceranno alle slot machine, potendo fregiarsi anche del marchio no slot, così come aggravi più 0,92 per chi invece le installa. Su questo punto le rimostranze di parte del centrodestra regionale, Nevi, Rossi, Valentino, Mantovani e Monni, favorevoli all'impianto della legge ove prevede il contrasto al gioco d'azzardo, la massima sensibilità sul tema, ma contrari a una imposizione fiscale per gli esercizi commerciali che scelgono le slot machine. Con una apposita conferenza stampa il nuovo centrodestra ha presentato la sua proposta di legge elettorale regionale. Dotare la Regione Umbria di un sistema elettorale che salvaguardi il principio di governabilità, assicurando contestualmente un'adeguata rappresentanza e rappresentatività dell'Assemblea legislativa. Parte da questi presupposti la proposta di legge elettorale presentata a Palazzo Cesaroni dal gruppo consiliare di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra. È stato il capogruppo Massimo Mantovani, insieme a Massimo Monni, ad illustrare la proposta che parte dal doppio turno per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale in caso di non superamento nel primo della soglia del 40%, 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle 2 ASL, voto disgiunto, preferenza unica, soglia di sbarramento al 3%. Nella composizione delle liste ciascun genere dovrà essere rappresentato per almeno il 40%. Mantovani, dopo aver evidenziato la sostanziale condivisione delle altre forze del centrodestra, ha puntato il dito sulla proposta di legge elettorale espressa dal Partito Democratico, definendola a forte rischio di incostituzionalità, visto che la stessa consulta, ha detto, si è già espressa in modo chiaro in merito ad analoga situazione a livello nazionale. Monni ha assicurato infine la disponibilità del suo gruppo ad allargare la discussione a tutte le altre forze politiche per raggiungere una sintesi che possa trovare in aula l'unanimità dei consensi. Prosegue il lavoro della Commissione Statuto sulle proposte di riforma della legge elettorale regionale. In campo c'è quella del Partito Democratico e quella di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra. È stato richiesto un approfondimento di legittimità sulla proposta del PD. Prosegue nella Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, presieduta da Andrea Smacchi, il confronto per definire un nuovo testo di legge elettorale regionale. 2 i testi in discussione, quello del gruppo del Partito Democratico, primo firmatario Smacchi, e l'altro di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra, primo firmatario Mantovani. Le principali differenze tra le 2 proposte risiedono nel turno elettorale, che i primi vogliono sia unico, mentre gli altri preferiscono il turno di ballottaggio, al quale si ricorre se non si supera il 40% dei voti al primo turno. Divise le 2 proposte anche sul voto cosiddetto disgiunto, che nel testo del PD viene escluso, mentre è previsto in quello di Umbria Popolare NCD. Niente accordo anche sul collegio elettorale, che i primi vorrebbero unico regionale, mentre i secondi prevedono un doppio collegio ricalcato sui confini delle 2 ASL. Distanti le 2 proposte anche sul voto di preferenza, doppio per il PD con indicazione dei 2 generi, preferenza unica per Umbria Popolare NCD. Nell'ultima riunione la Commissione ha deciso di approfondire con esperti costituzionalisti le questioni di legittimità di alcuni aspetti della proposta di legge del PD, in ordine soprattutto alla definizione del premio di maggioranza. In particolare le richieste di approfondimento sono state poste dai consiglieri Bucconi delle PSI e Nevi Forza Italia sulla obbligatorietà o meno del premio di maggioranza. I due consiglieri chiedono inoltre quale debba essere il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza se non si raggiunge la soglia minima. Bucconi ha inoltre richiesto la valutazione degli esperti circa la possibile surroga temporanea di un consigliere nominato assessore. La consigliera Sandra Monacelli dell'UDC infine ha richiesto di verificare la correttezza costituzionale dell'elezione dei candidati presidenti perdenti. Attribuire a Umbria TPL, trasporto pubblico locale, la funzione di agenzia, un passaggio utile per il recupero di 10 milioni di euro di IVA. In seconda commissione la proposta di legge che hanno presentato i consiglieri Zaffini e Mariotti. Individuare Umbria TPL Mobilità SpA quale agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, attribuendole il ruolo di soggetto regolatore, agenzia, per conto di regione, province e comuni. Un passaggio che permetterebbe alla regione un risparmio annuo grazie al recupero dell'IVA che va dagli 8 ai 10 milioni di euro. E questo l'obiettivo della proposta di legge firmata dai consiglieri Franco Zaffini, Fratelli d'Italia e Manlio Mariotti, Partito Democratico, che prevede modifiche alla legge regionale 37 del 98 presentata in seconda commissione, alla cui riunione ha preso parte l'assessore ai trasporti Silvano Rometti. Zaffini, assente alla riunione l'altro firmatario Mariotti, ha rimarcato l'urgenza di agire entro la fine di quest'anno per attribuire alla SpA residuale rimasta in capo alla regione, dopo aver ceduto le attività di gestione di servizio alla società facente riferimento a Busitalia, le funzioni di agenzia, affinché possa diventare stazione appaltante per le gare, assegnataria per il servizio su ferro, controllante della corretta esecuzione dei rapporti contrattuali di gestione del servizio. Dal punto di vista fiscale, l'attribuzione della qualifica di agenzia comporterebbe, secondo Zaffini, un risparmio annuo grazie al recupero dell'IVA che va appunto dagli 8 ai 10 milioni di euro. E questo può avvenire da subito, ha detto ancora Zaffini, agendo in proposito entro il prossimo 31 dicembre. L'assessore Rometti ha assicurato che la Giunta regionale è consapevole di questa possibilità e nell'esprimere sostanziale condivisione ha chiesto un breve periodo di approfondimento della questione, assicurando che consulenti e tecnici della regione stanno già lavorando in proposito. In Umbria saranno iscritti a degli elenchi professionali i medici che praticano medicine non convenzionali come agopuntura, fitoterapia, omotossicologia, omeopatia e altre discipline. La proposta del consigliere Nevi ha avuto l'approvazione dall'Aula. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità il disegno di legge sull'istituzione di elenchi professionali regionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari da parte di medici odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti. Una legge d'iniziativa del consigliere Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia. Viene riconosciuto dunque ai cittadini il diritto di avvalersi di indirizzi diagnostici e terapeutici di agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica e medicina tradizionale cinese. La proposta di legge, come ha spiegato il relatore unico dell'atto Giancarlo Cintioli, riconosce il crescente interesse nei confronti delle medicine non convenzionali riconosciute dall'accordo Stato-Regioni del 2013. Si propone quindi di regolamentare la materia mantenendo le attività nell'ambito delle professioni o che fanno capo agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, con l'istituzione di appositi elenchi di professionisti appartenenti agli ordini. Valorizzazione del territorio attraverso prodotti identitari, tutela dei consumatori e logo di qualità. Presentato in seconda commissione il disegno di legge della Giunta regionale. Una nuova disciplina per sagre e feste popolari, eventi utili alla valorizzazione e allo sviluppo delle identità regionali in quanto espressione del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria. È quanto si prefigge il disegno di legge della Giunta concernente la disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande. Il documento, già preadottato dall'esecutivo nello scorso mese di marzo, ha iniziato il suo iter legislativo in seconda commissione presieduta da Gianfranco Chiacchieroni. Il provvedimento interesserà una realtà che conta oltre 600 manifestazioni. La legge punta principalmente a recuperare lo spirito originario del termine sagra attraverso la garanzia della vera promozione delle tipicità locali, enogastronomiche e culturali, nonché una maggiore tutela per i consumatori. Previsto il logo Sagra tipica dell'Umbria, che potrà essere utilizzato esclusivamente da manifestazioni con finalità precise legate alla valorizzazione di un territorio, e dal 2015 ci sarà un premio annuale 10.000 euro denominato Sagra Eccellente dell'Umbria, quale riconoscimento per le 3 migliori sagre che si distingueranno per il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità, per la mancata produzione di rifiuti indifferenziati e per altri aspetti legati alla legge. Le feste popolari, ovvero la tipologia di manifestazioni non necessariamente legate alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione, dovranno comunque contribuire alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari umbri attraverso la somministrazione di alimenti provenienti per almeno il 40% da filiera corta a chilometri zero e di qualità. In terza commissione il via libera al piano regionale integrato per la non autosufficienza. La Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Massimo Bucconi, ha dato parere favorevole al nuovo piano regionale integrato per la non autosufficienza, illustrato ai commissari dall'assessore Carla Casciari. Si sono astenuti i consiglieri Rocco Valentino e Franco Zaffini. Il nuovo PRINA, la cui finalità è quella di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, può contare sul ripristino quasi per intero del Fondo Nazionale per la non autosufficienza, che riserva all'Umbria per il 2014 la somma di 5.814.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse regionali per 4 milioni di euro che portano il totale a 9.814.000. Il documento punta sul rafforzamento dell'assistenza domiciliare, sulla strutturazione diversa del semiresidenziale per tutte le categorie della non autosufficienza e, laddove possibile, una riconversione di posti residenziali in semiresidenziali oppure nei cosiddetti ricoveri di sollievo per i casi di familiari che non possono seguire a casa i congiunti non autosufficienti. Previste 2 sperimentazioni, aiuti a persone con disabilità che possono aumentare la propria condizione di vita indipendente con strumenti alternativi e aiuti per anziani fragili con famiglie in difficoltà a riaccoglierli dopo le dimissioni. Ad aprile 2015 una prima rendicontazione sugli effetti di questo nuovo piano triennale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato il disegno di legge sul riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza, 16 sì, 6 astenuti e 1 contrario, il disegno di legge della Giunta relativo al riordino e alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La norma, come ha evidenziato il relatore di maggioranza Manlio Mariotti, indica la strada per la trasformazione delle ex IPAB, assicurando la loro integrazione nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e educativi del territorio. Sulla legge che riconduce le nuove IPAB a 2 diverse tipologie, l'opposizione consiliare ha parlato di provvedimento lungamente dibattuto, con dettagli sul personale ancora da approfondire, mentre l'assessore Carla Casciari ha rilevato che la legge è solo l'inizio del processo di trasformazione, dato che la Giunta regionale continuerà a garantire l'assistenza tecnica alle ex IPAB in trasformazione. Mario Capanna si è dimesso dalla sua carica di presidente del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni in Umbria, e ha spiegato pubblicamente i motivi della sua decisione. Durante una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni, Mario Capanna ha annunciato le proprie dimissioni da presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria. Capanna ha spiegato che è stata una legge regionale della Lombardia, una interferenza negli affari istituzionali della regione Umbria, incostituzionale e scritta male, a creare il problema. La norma renderebbe infatti incompatibile percepire un vitalizio ed avere una retribuzione da parte di un ente pubblico. L'ex presidente del Corecom ha motivato la scelta con 4 ragioni prioritarie. Lasciare un posto importante di rilievo libero per un'altra persona, non rinunciare a percepire la giusta indennità per un incarico che implica responsabilità non secondarie, dimostrare a tutti di non essere attaccato alla poltrona e di essere capace di utilizzare le dimissioni anche se si tratta di uno strumento poco usato in Italia. Di svelare infine il falso problema dei costi della politica, un capitolo di spesa, secondo Capanna, che ammonta allo 0,1% del totale della spesa pubblica, ma che viene utilizzato per distrarre l'opinione pubblica dai veri sprechi. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU, notiziario dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle televisioni private di tutta la regione ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.